Brividi ed emozioni presso il cinema Excelsior di Ischia, dove il grande cantautore, poeta e scrittore Roberto Vecchioni, con un'appassionata lectio magistralis, ha letteralmente incantato gli oltre 400 studenti del liceo statale Buchner presenti in sala. Studenti che hanno ascoltato con grande interesse la lezione di Vecchioni, tributandogli una vera e propria ovazione quando al termine del suo intervento ha cantato Chiamami ancora amore. Così come ha raccontato lo stesso Vecchioni, il suo amore per gli studi classici nacque proprio a Ischia, quando all'età di 11 anni ebbe modo di vedere la coppa di Nestore, scoperta proprio in quei giorni dall'archeologo Giorgio Buchner. E lassù, sopra la montagna di San Montano, c'era un fermento tremendo che io non capivo cos'era, ero curiosissimo. E allora lo chiesi, una volta tornato all'arco, chiesi cosa sta succedendo. Ma pare che un signore che si chiama Buchner abbia trovato una cosa grandiosa, meravigliosa, e non capivo, perché a 11 anni facevo la prima media. No, che cos'è questa cosa? Ha trovato una tazza, una specie di coppa. Incominciai a chiedere che cos'è questa roba qua. E mi dissero che era una coppa greca, antica, antichissima, di 8 secoli prima di Cristo. E che era una coppa trovata in una tomba su San Montano. La dirigente del liceo, Assunta Barbieri, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dello storico evento. È stata una mattinata bellissima, abbiamo assistito a una lezione che io personalmente avrei sempre voluto ascoltare già da studentessa e mi sembra di essere stata esaudita. Si è concluso un percorso molto intenso, questo omaggio dei libri del Buchner è stato veramente un omaggio straordinario che si conclude questa mattina con la presentazione e con questa lectio magistralis che ci ha incantato tutti. Ringrazio Roberto Vecchioni, un uomo di una cultura enorme, di uno spessore umano immenso, per le belle parole che ha dedicato a tutti noi questa mattina. Per realizzare questa mattinata noi abbiamo donato ai ragazzi, grazie al contributo dell'assessorato alle politiche sociali di Lucia Fortini, il testo ai ragazzi che lo hanno letto, analizzato e sono stati presenti qui. Erano più di 400 ragazzi che hanno potuto beneficiare di questa lectio magistralis veramente immensa.